Benvenuti in questo nuovo video in cui ci occuperemo in maniera molto sintetica di vedere quali siano le radici cristiane del Medioevo. Allora, possiamo dire senz'altro che la civiltà medievale sia sostanzialmente l'unione della componente romano-barbarica e ovviamente di quella cristiana, perché è nella tarda antichità che il cristianesimo si afferma come religione principale in Europa. La tarda antichità è stata ancora caratterizzata dalla costruzione dottrinale del cristianesimo. In altri termini, si trattava di costruire un sistema dottrinario unico, definito e coerente, anche per combattere le eresie che nel frattempo si andavano diffondendo. Vi sono decine di eresie all'inizio del cristianesimo, cioè di pensieri, di varianti differenti di pensiero e di concezione su alcuni temi, come ad esempio la Trinità. Poi magari dedicheremo una lezione specifica sulle principali eresie, diciamo, dei primi secoli d.C. Termine eresia deriva dal greco aeresis, significa scelta. Un'eresia è dunque una posizione teologica in contrasto con quella dell'autorità ufficiale, che invece rappresenta l'ortodossia, l'ortodossia dal greco la corretta opinione. Nel cristianesimo l'ortodossia viene poi definita dal concilio e vedremo cos'è un concilio. Proprio quindi per definire questo blocco dottrinario, questa versione ufficiale e corretta, vi fu un tentativo chiamato patristica, possiamo definirlo così, in cui sostanzialmente si affermano quei teologi, quei filosofi che hanno con il loro pensiero sviluppato quelli che saranno poi adottati come principi ufficiali della dottrina, uno tra tutti Agostino d'Ippona. Si parla proprio di patristica per indicare il pensiero dei padri della Chiesa. Ovviamente non si può poi parlare del cristianesimo e del Medioevo senza accennare qualcosa al riguardo al potere temporale e spirituale. Si può dire certamente che il cristianesimo si è raffinato teologicamente e diffuso in Occidente anche grazie al ruolo degli imperatori romani che si proponevano come difensori della vera fede. Ovviamente stiamo parlando degli imperatori della tarda antichità. Inizialmente, ovviamente, fu ignorato o osteggiato dalle prime dinastie imperiali romane, fu via via accolto. In particolare, ovviamente, non si può non pensare all'imperatore Costantino, che indisse il primo concilio ecumenico della storia, il notissimo concilio di Nicea del 325 d.C. Qual era lo scopo? Risolvere proprio le dispute teologiche e contrastare le eresie. E quindi arriviamo alla definizione di concilio, che è semplicemente un'assemblea di vescovi. Il concilio può essere provinciale, se riunisce vescovi di una provincia, plenario, se riunisce vescovi di più province, ecumenico o universale, se riunisce tutti i vescovi. E in questo modo Costantino ovviamente inaugurò la lunga stagione del cesaropapismo. Ora, il cesaropapismo si intende semplicemente l'interferenza del potere temporale su quello spirituale, è molto semplice da capire. Un altro ulteriore passaggio che, diciamo, segna, una pietra miliare che segna, diciamo, la crescita, l'importanza, l'influenza, la diffusione capillare del cristianesimo è certamente l'editto di Tessalonica del 380 d.C. dell'imperatore Teodosio. E con esso, cosa che non era accaduta con Costantino, il cristianesimo diventava la religione ufficiale dell'impero romano e il vescovo di Roma assumeva il primato su tutti gli altri. È ovvio che la pretesa degli imperatori o in genere, diciamo, degli esponenti del potere temporale come re e imperatori di voler difendere la fede presenta anche certamente una ragione di convenienza politica. Perché se tutti i popoli, nel caso di un impero, o tutto il popolo nel caso di un regno, che mi è soggetto è omogeneo dal punto di vista religioso, allora la religione ben si presta a diventare un instrumentum regni, quindi uno strumento di governo. E ovviamente poi un ulteriore passo è la donazione di sutri. Perché un ulteriore passo? Per il potere spirituale, che in questo caso si allarga a quella temporale.
perché nel 728 d.C. il re longobardo Liutprando affida il castello di Sutri e i suoi dintorni al pontefice di Roma. La donazione di Sutri diventa quindi il documento su cui i pontefici legittimeranno la loro pretesa di esercitare il potere temporale. Non è quindi un caso, quindi non è quindi, non dobbiamo stupirci, che una delle caratteristiche specifiche del Medioevo, ovvero il conflitto tra impero e papato, trovi la sua giustificazione nelle sue radici cristiane. Quando parliamo di Medioevo e cristianesimo, non possiamo certamente ignorare il fenomeno del monachesimo. E occorre innanzitutto distinguere un monachesimo eremitico da uno cenobitico. Partendo dal primo, il monachesimo eremitico sorge in Egitto nel III secolo d.C. ed è la forma tipica di monachesimo in Oriente. Consiste in un'esperienza di isolamento dalla civiltà e di meditazione che può assumere dei tratti ascetici o mistici. Possiamo anche tuttavia pensare a forme di monachesimo, come per esempio i monaci buddisti. I Shaolin, che non sono, vivono in isolamento, però diciamo, è tipicamente orientale il monachesimo eremitico. Il monachesimo cenobitico, che deve il suo nome ai cenobi, che sono appunto i luoghi dove vivono in comune i monaci, non prevede l'isolamento. I monaci vivono insieme in questi cenobi, nei monasteri, secondo un rigido programma di attività di lavoro e di preghiera. E in Europa, e sta in Italia in particolare, a Roma, fu introdotto da Gerolamo nel 382 d.C. Una delle famose, una della, forse la più famosa esperienza di monachesimo cenobitico fu quella di Benedetto da Norcia, autore della famosa regola benedettina. Questa regola, ricordiamo il motto, Rite Labora, scandiva la vita dei monasteri dell'ordine benedettino. I monasteri cristiani erano, oltre che luoghi di preghiera, anche dei luoghi di produzione. Perché? Beh, perché in sostanza nei monasteri si lavorava, si praticava l'agricoltura, si producevano altri beni, ma anche di produzione culturale. Infatti, alcuni monasteri ospitavano biblioteche degne di nota. Alcuni monaci, in genere quelli più istruiti, i cosiddetti amanuensi, si specializzavano nel copiare questi testi. E con questo video è tutto, ne troverete nella descrizione del video il link all'articolo relativo e arrivederci quindi alla prossima lezione.